stiamo preparando nella maniera, secondo me, idonea e giusta per affrontare questa partita che finalmente apre il campionato e contro una squadra sicuramente importante perché Aversa ha un organico con esperienza, giocatori insomma, di spessore. Noi giocheremo in casa, vogliamo aprire subito con un buon risultato, con una buona pallavolo. Poi vedremo insomma, come sarà il campo, insomma, poi a dirci a che punto siamo. Senti, che precampionato è stato per voi? Al di là dei risultati delle amichevoli, quelle lasciano il tempo che trovano, ma che bilancio fareste? Ma purtroppo è stata un po' condizionata da due infortuni importanti per due schiacciatori nostri, quindi un pochino è stato un po' falsato, tra virgolette. Adesso per fortuna stanno rientrando, quindi la squadra risponde a tutto l'organico. Allora, è stata una pre-season intensa, si sono viste cose interessanti, c'è secondo me da lavorare, la strada è quella giusta con un allenatore, insomma, è un allenatore molto preparato, quindi sa gestire queste situazioni. E niente, io direi che ci facciamo la prima di campionato in una buona condizione, poi, ripeto, sarà il campo a parlare. Un'ipotetica griglia che ovviamente prima di ogni stagione si fa, insomma, voi, visto anche il risultato più che discreto dell'anno scorso, siete sicuramente nella primissima fascia, ma cosa vedi nelle altre formazioni, insomma? Ma allora, sì, non mi piace tanto stabilire sulla carta perché poi noi abbiamo dei nomi importanti, però poi bisogna vedere come giochiamo. Ci sono squadre che anche loro sui nomi sono forse attrezzate in maniera migliore di noi, ma tra virgolette, perché tipo Catania, Brescia hanno un bell'organico. Io adesso, in questo momento della stagione, direi che siamo tra le prime quattro. Non so poi dopo se sarà vero questo risultato oppure no. Il mio augurio, insomma, è centrare ovviamente i playoff per poi provare a giocarci, insomma, quello che è l'obiettivo finale di questa società.